Volete ancora un po' di pane tostato? Ah, buongiorno a tutti. Ciao, Lisa. Ah, stamattina io non faccio colazione, devo andare al centro commerciale con la zia Annie, Grace e Tommy. Ciao, ciao. Oh, mamma. Mike, stai calmo, per favore. Ciao, nonni, ci si vede? Ciao, nonni. Non so se avete notato, ma vostra figlia ha i capelli viola. Sì, grazie, non l'avevo notato. Papà, per favore, non ti ci mettere anche tu, eh? Secondo me con quella ragazzina ci state andando troppo leggeri. Dovreste essere più severi. Tutti noi passiamo la fase della ribellione nell'adolescenza, ma se i genitori danno delle regole ferree, il problema si risolve subito. Certo, come quella volta dei look stravaganti di Annie. Ehi papà, ciao, io esco. Cosa? E tu usciresti con quel giubbetto fluorescente? Non ci pensare neanche, o te lo togli o non esci. Visto, Ah, oh, ok. Mary, ci vuole il polso deciso. Ecco qui, giubbino tolto. Ciao, ciao, papà. Ma ferma! Complimenti, ottimo lavoro, Henry. In effetti. Sì, e se la sgridiamo diventa ancora più ribelle? Oh, io non so cosa fare. Ok, ragazzi, io vi lascio qui a guardarvi il vostro film Willy e il Delfino e vengo a prendervi fra un paio d'ore. Ok, mamma. Certo, zia. Ciao, ciao. Mamma mia, che capelli. Allora, andiamo a fare i biglietti? Sì, certo. Guardate là! Danno anche il film Mostri Spaziali. Wow, quanto mi piacerebbe vederlo. Beh, guardiamo quello. Che problema c'è? No, non possiamo. È vietato ai minori di 14 anni. Hanno detto che è troppo pauroso. E dai, Tommy, che sarà mai un film? Ma come facciamo ad entrare? So che Giselle, la mia amica, lavora qui. È stata assunta qualche giorno fa. Andremo da lei a farci fare i biglietti, così ci farà passare. Ma sei sicura? Ma Sì, dai, andiamo. Rischiamo qualche volta nella vita, eh. Dai, su. Buongiorno, quanti biglietti? Oh, ciao, Lisa. Ciao, Giselle. 3 biglietti per Mostri Spaziali. Cosa? No, non posso. È un film vietato ai minori di 14 anni. dai, Giselle, a che serve un'amica che lavora alla biglietteria del cinema se non può farti qualche favore? E va bene, Lisa, anche se so già che mi metterai nei guai. Grazie, Giselle, ti adoro. Ciao, ciao, andiamo. Ehi, ma quelli non sono Lisa e i suoi cugini? Già. E allora che ci fanno davanti alla sala che proietta i film Mostri Spaziali? Non è vietato ai minori di 14 anni. Già. Eccoci qui finalmente. Ora mi raccomando, tutti in silenzio. Speriamo non sia troppo pauroso. Già. Eccoli, sono quelli laggiù. Grazie mille, ragazze. Ehi, voi tre, Sì? venite con me, subito. Oh, ecco, lo sapevo. Ragazzi, sono molto deluso dal vostro comportamento. Lo sapete che adesso dovrò chiamare i vostri genitori, vero? Sì, lo sappiamo. E tu, signorina, sei licenziata. Oh, sì, signore. Oh, no, 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 la prego, è solo colpa mia. Mi dispiace, ma le regole sono regole. Giselle, scusami. Lisa, siamo profondamente delusi. Ho già detto che mi dispiace. Beh, questa volta non basta. Esatto, va bene il tuo nuovo look, vanno bene i tuoi capelli viola, ma mettere nei guai le altre persone, beh, questo è troppo. Per colpa tua ora Grace e Tommy sono in punizione e Giselle ha rischiato di essere licenziata. Esatto, meno male che io e la mamma abbiamo parlato con il direttore del cinema e le ha dato un'altra possibilità. Cavoli, che guaio. Essere ribelle mi costa un po' troppo. Beh. Per intanto ti costerà una bella punizione, questo è sicuro. Vado a preparare la cena. Elisa, Sì? Cosa c'è, Emma? perché ti sei colorata i capelli di viola? Eri così bella con i tuoi capelli naturali. Oh, Emma. Buongiorno, buongiorno.
Ehi, Lisa, ma dove sono finiti i tuoi capelli viola? Ah, ho deciso di smetterla con la fase da ribelle. Ora mi concentrerò su altre cose. Che fortuna, già. Ah, sapete se questo succo di frutta è biologico? Perché ieri sera ho guardato dei filmati molto interessanti su YouTube e non vorrei bere qualcosa contaminato con dei pesticidi. Anche queste uova sono coltivate a terra oppure sono da allevamento intensivo? E questo latte? Proviene da allevatori che hanno mucche che mangiano l'erba fresca in un pascolo oppure sono di quegli allevatori? Mi sa che preferivo la fase ribelle. Gonna tell.